giorno che cosa succede? Che si veicola in giro via web e via. C'è chi ascolta e impara su quello che ascolta. No, succede invece in moda dovunque andiamo, suonano la nostra tarantella, per esempio. Perciò noi Vai interessa. a, che ne so, in Calabria e suonano la tarantella che suoniamo noi. Sono la suia, mia, cioè come era una volta. Entrare nel meraviglioso mondo dell'arte dell'artigianato degli zampognari equivale a scoprire, prima di ogni altra cosa, una grande verità. Ci vogliono umiltà e tanta, tanta pazienza. Il tempo non esiste più quando si costruisce una zampogna e questo atavico strumento, apparentemente così essenziale nella fattura, è in realtà un congegno in continua evoluzione. Anche dopo ultimato va plasmato, fino ad arrivare al suono perfetto. È questione di orecchie, ma anche di mani. In Basilicata, a Terranova di Pollino, tra boschi d'alta quota, garavine, tetti fitti e fumanti nei gelidi inverni, paesaggi mozzafiato, ora completamente innevati, ora verdi e rigogliosi, la musica delle zampogne si fa sangue che scorre nelle vene. La complessità di questa particolare propensione verso la bellezza della musica e dell'artigianato si tramanda attraverso la passione e la curiosità. Perché ai curiosi che entrano nei laboratori pieni zeppi di oggetti, di segatura e dove un bicchiere di buon vino c'è sempre, non mancheranno certo risposte alle loro domande. Veniamo da una discendenza di tradizione che tramandata oralmente da genitore in figlio, e questo ci permette di avere la conoscenza diretta di chi ci ha preceduti, mentre da altre parti questa conoscenza purtroppo si è interrotta. Ma poi è stata una curiosità, quando ero piccolo ero molto curioso, perché facevano delle feste a Terranova, avevo 6, 7 anni, 8 anni, e vidi questa persona qui, su Giovanni Cannea, vidi questa persona che suonava, e gli chiesi, ma perché ci hai otturato lo scandiglio, povero, della zampogna, questo qua era otturato. E gli chiesi, ma perché? Non ci va buono, detto in dialetto. E poi, man mano, mi sono iniziato ad appassionare. Poi vedevo pure loro, Pino, Leonardo. Più che esigenza, da un pezzo di legno si ricava lo strumento, perché a un certo punto ci siamo detti: forse mi servirà. Domani devo suonare con una zampogna in una tonalità diversa da quella che avevo già. Allora ho incominciato a costruirla, perché in base alla lunghezza della zampogna si ricava, si ottiene la tonalità dello strumento stesso. Quindi ho iniziato a costruirmela, poi ho incominciato anche a venderle per, diciamo, costruirle per gli altri, più che venderle, costruirle per gli altri. E così facendo sono, diciamo, a un certo punto mi sono impegnato, è diventato quasi un hobby lavoro, perché poi molti si rivolgono a me come costruttore, si rivolgono a me come aggiustatore, si rivolgono a me per diciamo, per mettere in funzione uno strumento che hanno appeso al muro da tanti anni. E io faccio quel che posso, insomma, cerco di farli suonare tutti. Ma la zampogna rappresenta tutto, rappresenta il territorio, specialmente le comunità dove nasce questo strumento. C'è relegato tutto un mondo dietro. Cioè, accademici si sono consumati, diciamo, a scrivere tante, tante, tante cose, fino ad arrivare, diciamo, a creare
il DAMS, proprio un'accademia di musicologia, una facoltà proprio attenente a questo strumento, perché è interessante. Zampogna, io una volta in un convegno, in un seminario, dissi che il suono della zampogna è magico. E probabilmente non mi sbagliavo, perché chiunque inizia a suonare la zampogna poi si appassiona così tanto che non la lascia più. C'è la passione, c'è l'odore del legno. Quando sento l'odore del legno io mi piace tantissimo. Sì, tagli in quattro parti, vuol dire che ogni parte verrà poi lavorata per la zampogna. Penso che fa parte della cultura contadina. E se parliamo di cultura contadina, parliamo anche della zampogna, perché in tutte le feste, in tutte le occasioni c'era questo suono della zampogna, quando non c'erano altri strumenti moderni, insomma. Prima io una cosa che ricordo particolarmente, che lo suonatore di zampogna lo andavano a prendere dalla mattina quando c'era uno sposalizio e tornava la sera. E c'era una cosa che si dice qui da noi, un detto, no? Dice: chi suona il suonatore è come il cacciatore. Praticamente dice, chitarra e scuppette, cioè l'avevano trasformata a chitarra, però era il suonatore. Chitarra e scuppette, casanetta. Significava praticamente che chi andava in giro a suonare non aveva il tempo di lavorare, di portare qualcosa alla famiglia, insomma, a casa. Molti mi dicevano, io tante volte affermavo che a poche note, perché non era completa, avevo questa perplessità, e mi facevano notare, dice, ma guarda che è così ampio di note che non finisce mai, anzi c'è da scoprire ancora di più, anche nella zampogna tradizionale, utilizzandolo solo a livello tradizionale. Immaginiamo un po' che cosa può essere effettivamente oggetto di studio. E poi la zampogna è fatta di quattro ance,
E quindi queste ance vanno, insomma, quattro elementi che sono, in cima hanno delle ance, quindi ogni ance va equilibrata, diciamo, deve prendere lo stesso fiato, la stessa forza, deve reggere la stessa forza. E quindi automaticamente più cioè, di solito si suona per mezz'ora, un'ora, mettendo un po' di cera qua, un po' di cera là, togliendola e facendo, dicendo, e magari limando un po' l'ancia e facendo, fino a che arrivi al punto che una zampogna poi diventa perfetta. E quando è diventata perfetta, tu suoni per il piacere proprio di suonarla. Queste sono le misure, per esempio, di Forestiero, noto costruttore del Sirino, l'unico costruttore anziano ancora che costruisce in Basilicata. Questo invece è rilevato proprio da una misura miticologica a livello di progettazione proprio. Mamma mia. Il processo che porta alla costruzione di una zampogna è molto lento e non conosce fretta. Dalla scelta del legno alla sua divisione, dalla delicata e particolare azione di modellamento, rischiando a volte di dover buttare tutto per una piccola distrazione o perché si scopre che proprio quel pezzo di legno che sembrava perfetto mostra un difetto. La sacca viene lavorata e modellata con cura e applicata con altrettanta minuziosità. La stessa che servirà ai mastri zampognari per realizzare l'ancia, la cui fattura sarà guidata dal suono che lo strumento produrrà. La costruzione della zampogna e il suono stesso sono uguali ad una preghiera che non chiede, ma racconta, una preghiera che fa commuovere chi l'ascolta, che mai lascia impassibili. Stamattina a un certo punto Pino mi fa: suona tu, cioè, no, suona tu. Cioè, mi sono seduto in chiesa e ho ascoltato, perché poi ti viene, cioè, il momento in cui devi ascoltare è quando devi suonarla, beh, suoni pure, però ascoltarla è come se, è una magia, non so come descriverla a livello personale, perché a me piace, cioè, è una cosa troppo bella. Si cerca di suonare il meglio possibile proprio perché la preghiera giunga più bella alla Madonna o al Santo. È il modo di pregare. Noi possiamo testimoniare quello che viviamo e che abbiamo visto fare. Io ho visto tante persone recarsi magari fino a che ce l'hanno fatta, a fare percorsi lunghi, chilometri e chilometri, pur di andare al santuario o magari a venire alla novena la mattina alle 4, la mattina presto, facendo chilometri a piedi. E questo tra gli ultimi è stato proprio mio padre. Lo si faceva con grande devozione. Nella bibliografia dedicata alla zampogna alla Surdulina e a Terranova di Pollino è fatta di numeri che non si contano più. Studiosi, musicisti, curiosi, scuole arrivano a Terranova per capire, guardare, ascoltare. Una tradizione che legittimamente ha fatto diventare Terranova città dell'arte zampognara, istituzionalizzando ciò che era già una grande verità. Credo molto nella nostra comunità e nel nostro paese.